L'obiettivo principale è quello, dare un futuro ma anche un'indipendenza e tutto quello che rende felice una persona, quindi una buona qualità di vita. Un percorso propedeutico all'inserimento nel mondo del lavoro attraverso attività di agricoltura sociale, ma anche informatizzazione dei dati e lavorazione della ceramica. È questo l'obiettivo del centro diurno per adolescenti ed adulti con disturbo autistico Francesco Catasca in via Garibaldi ad Arezzo. Offre delle opportunità sia ad adolescenti che a giovani adulti ed adulti di scoprire quali sono le proprie attitudini lavorative e successivamente di riuscire a consolidarle per poi portarle fuori dal centro diurno, quindi in occasioni magari offerte nel territorio e che possono valorizzare l'attività dei ragazzi che hanno fatto degli specifici training al centro diurno, perché in un ambiente ancora protetto, riescono ad apprendere quelli che sono i comportamenti utili e chiaramente l'obiettivo è quelli poi di accompagnarli con i giusti livelli di sostegno a fare attività presso delle vere e proprie aziende o comunque anche in contesti di inserimento socio-terapeutico per quei soggetti che invece continuano ad avere maggiori difficoltà, ma in questo modo dando la possibilità a tutti di esprimere il proprio potenziale. Il centro ha aperto le sue porte ad una ventina di ragazzi circa un anno fa e adesso, grazie ad un protocollo d'intesa siglato tra Fraternita dei Laici e Istituto di Agazzi, sono in arrivo nuove opportunità. Proviamo a fare e a trovare e a realizzare un modello di lavoro nell'agricoltura sociale. L'agricoltura sociale significa utilizzare i terreni e i prodotti agricoli che questi terreni di Fraternita sono in grado di produrre per poterli confezionare, per poterli commercializzare. Insomma, noi attraverso un intervento di agricoltura sociale creiamo lavoro per queste persone con spettro di autismo.